il bimbo di Rio. La fede è sempre viva nel cuore degli uomini, pensò il parroco vedendo la chiesa piena. Erano operai del quartiere più povero di Rio de Janeiro, riuniti quella notte con un solo obiettivo comune, la messa di Natale. Ne fu confortato. Con passo dignitoso, raggiunse il centro dell'altare. A, B, C, D. Era quanto sembrava un bambino che turbava la solennità della celebrazione. Gli astanti guardarono indietro scontenti, ma la voce continuava. E, F, G. Basta, disse il parroco. Il bambino parve risvegliarsi da una trance. Lanciò un'occhiata impaurita intorno a lui e il suo viso si imporporò dalla vergogna. Che fai? Non vedi che disturbi le nostre preghiere? Il ragazzino chinò la testa e delle lacrime scesero sulle sue gote. Dov'è tua madre? Insistette il parroco. Non ti ha insegnato a seguire la messa? A testa bassa il ragazzino rispose: Mi scusi, padre, ma non ho imparato a pregare. Sono cresciuto per la strada, senza padre né madre. Oggi è Natale e avevo bisogno di parlare un po' con Dio. Non conosco la lingua che lui capisce, così dico le lettere che so. Ho pensato che lassù lui potrà prendere queste lettere e usarle per formare le parole e le frasi che piacciono a lui. Il ragazzino si alzò. Me ne vado, disse. Non voglio dar fastidio alle persone che sanno comunicare così bene con Dio. Vieni con me, rispose il parroco. Prese il ragazzino per mano e lo condusse sull'altare. Poi si voltò verso i fedeli. Questa sera, prima della messa, reciteremo una preghiera speciale. Lasceremo che Dio scriva quello che vuole sentire. Ogni lettera corrisponderà a un momento dell'anno in cui riusciremo a compiere una buona azione, a lottare con coraggio per un sogno o a dire una preghiera senza parole. Gli chiederemo di mettere in ordine le lettere della nostra vita. Pregheremo insieme perché le lettere gli permettano di creare le parole e le frasi che a lui piacciono. Chiuse gli occhi e si mise a recitare l'alfabeto. E tutta la chiesa ripeté con lui: A, B, C, D.